immaginato la mia azienda che avesse dei cavi buoni, perché per circa la mia attività professionale è nata subito dopo il militare, quindi era il 1971-72, musicista non bravo, e quindi amavo i Beatles e i Rolling Stones. E nella mia zona, nelle Marche, c'erano le aziende che facevano elettronica, tastiere, possiamo citare la Farfisa per poi dire Elka, Krummer, e solamente persone della mia giovane età sanno individuare quel periodo. E io ebbi la possibilità di iniziare a lavorare con una ditta che vendeva organi, produceva organi. La prima volta che vendi a Francoforte era il 73, siamo adesso nel 2011. Io ricordo che tutti gli anni c'era la neve, il padiglione era la Act, la numero 8, c'era la Farfisa e intorno alla Farfisa delle cellule che erano nate per effetto della Farfisa. I giapponesi venivano e facevano le foto e tutti pensavano che non sarebbe successo nulla. È nata la Roland, è nata la Yamaha, è scomparsa la Farfisa, è scomparsa la Echo, la Krummer, la Krummer, eccetera, eccetera. Io facevo parte di quella schiera di appassionati e mi sono trasformato nel lavoro con sistemi audio e andai negli Stati Uniti, conobbi la Peavey in Meridian, Mississippi. Quando andai giù in aereo mi feci tradurre la lettera dallo steward per presentarmi alla Peavey e mi diedero la rappresentanza. A Napoli la chiamavano Peavey, invece Peavey. 1980-90, settore segmento professionale audio sempre di più, i negozi, i rental company, la RAI, eccetera, eccetera. Un giorno nel 98 decisi di prendere la via del cavo. Mia moglie dice che ho pensato ai lacci delle scarpe. Con questo voglio dire che avevo visto passare tecnologia davanti a me, riverberi, microfoni, PA system, ma non mi era mai capitato di avere l'attenzione dei miei clienti, rarissimamente, sul cavo. E io mi domandavo, ma tutta questa tecnologia che arriva, per quale motivo non viene utilizzata a modo, dato che il cavo è la rete? Era il 10 ottobre del 98 fondato la Reference Laboratory. Pensando di fare una cosa giusta, sono andato con la mia valigia di cartone nel mondo. Posso dire che ero in Venezuela oppure in Sud America o in India e mi presentavo cavi italiani. Io notavo che mi dicevano con gli occhi, come le dicevo prima, sei venuto a fare qua. E io ero invece ottimista perché facevo vedere e sentire la differenza che c'era tra cavi. Ma devo dire che su 10 uno andava in porto. Ma uno andava in porto in maniera abbastanza goliardica. Sì, va bene, mandami 10 cavi. Non ho ceduto le armi, ho tenuto la bandiera dell'Italia alta. Visto che in Italia c'è questo orgoglio abbastanza ambiguo. E di conseguenza, dal 1998, adesso siamo nel 2011, fatto altro che pensare ai miei cavi.